Ciao a tutti ragazzi, io sono AntoPit89 e bentornati ad un nuovo video di unboxing. Oggi abbiamo qui davanti una scatola molto grande, una scatola tanto grande quanto importante. Infatti, dopo 10 lunghissimi anni di attesa, è uscito finalmente Final Fantasy XV. È disponibile sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Ne esistono inoltre diverse versioni, la normale, la Deluxe e questa qui, che è la Ultimate Collector's Edition, un'edizione molto limitata che era prenotabile solo esclusivamente online sul sito Square Enix. Il prezzo devo dire che era un po' altino, ma dato che ne esistono solamente 30.000 copie in tutto il mondo, ho deciso alla fine comunque di acquistarlo. Ho preso anche questa qui, che è la guida ufficiale di Final Fantasy XV, anche essa in edizione da collezione, in edizione limitata, che comunque vedremo più tardi. Ma bando alle ciance, vediamo subito cosa contiene questa scatola così grande. Davanti abbiamo raffigurati i due protagonisti e qui sopra invece abbiamo il logo di Final Fantasy XV, devo dire molto molto bello. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Apriamo questa scatola. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Ok, ce l'ho fatta. Togliamo questo. E abbiamo un'altra scatola di colore nero. Sempre con la scritta Final Fantasy XV. Allora, qui abbiamo un'altra scatola molto colorata. Molto bella, devo dire. E qui sotto abbiamo un'altra scatola contenente l'action figures di Noctis, il protagonista di Final Fantasy XV. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa c'è in ciascuna scatola. Apriamo prima questa. Vediamo cosa contiene. Allora, qui abbiamo l'artbook, bello pesante, 15 di Final Fantasy. Poi abbiamo Special Soundtrack e Brotherhood, l'anime di Final Fantasy. Due Blu-ray, ovviamente nella Steelbook. E poi in ultimo abbiamo qui Final Fantasy XV, il gioco e Kingslave, il film. Dentro abbiamo degli opuscoli. Questi sono tutti gli autografi o le firme del team di sviluppo, il Season Pass, pubblicità, codici promozionali e avvertenze. Qui dentro mi pare che non ci sia più nulla. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro come l'action figures. Ecco qui Noctis. Devo dire, ben fatto. Tutto bello e soprattutto molto molto grande. Vediamo se riesco ad aprirla senza combinare casini. Ok, ce l'ho fatta. Allora, abbiamo qui Noctis. Molto bello. Snodabile. E con le mani intercambiabili con due armi, devo dire molto ben fatte, anche ben dettagliate. E quest'altra qui, molto molto bella. Ok, poi ho ricevuto anche queste qui dentro la scatola, che sono delle semplici cartoline che ho trovato incluse con questa edizione. Sono delle cartoline tratte dalle scene
gioco. Molto carina, molto bella. Ok, andiamo a vedere adesso qui sotto la guida ufficiale di Final Fantasy XV. Allora, vediamo se riesco ad aprirla. Anche questa guida è molto molto pesante, quindi spero che sia ben dettagliata. Ok. Ce l'ho fatta. La guida definitiva. Bella pesante. Oh, dentro c'è anche la mappa e tutte le cose necessarie per finire il gioco al 100%. Devo dire che mi sembra molto molto dettagliata, molto ben fatta. Ovviamente è in italiano, cosa importantissima. Permette di completare il gioco. Vediamo qui un attimino la mappa. Immensa, come dovrebbe essere nel gioco. Poi credo che non ci sia più nulla. Questo è un bel disegno. Sempre di Final Fantasy XV. Bene, adesso vado a scaricare la patch di 9 giga prima di poter giocare a questo gioco. Spero che questo unboxing vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video di unboxing. Ciao a tutti!